Mi chiamo Teo Mamucari, vivo a Roma da 40 anni e a volte in città mi sento spaesato. E quando mi sento spaesato prendo la macchina e parto. Guardo fuori dal finestrino e mi ricordo di quando ero piccolo seduto in macchina dietro ai miei genitori. Mia madre di Acerenza, mio padre di Velletri. La mia infanzia l'ho vissuta praticamente in quei paesi dove tutto era intriso di semplicità, di un senso di appartenenza che ho un po' perso. Wow! È pro dell'olio! Oh, ma questo c'ha due capelli, è ora che stai a fare i capelli. Aia! Basta! Ho deciso di viaggiare tra piccoli comuni italiani, passare qualche giorno con i loro abitanti e farli conoscere anche a voi, raccontandoli nei teatri locali. Il microfono non così, né gelato! Saraceno! Saraceno! La prima tappa è Agropoli, Campania, provincia di Salerno, 20.000 abitanti, promontorio del Cilento a picco sul mare, molto a picco. Paese di vicoli stretti e di antiche tradizioni. Paesani d'Italia, arrivo. Sto andando ad Agropoli, centro storico, è lontano da qua? Eccolo! Buonasera Agropoli, eccomi! Buonasera! Come va? Niente, i matti tutti in prima fila, metti. Buoni, fate i bravi. Bene, vi vedo belli emozionati, però siete più belli, tutti vestiti bene, siete pronti, vogliamo iniziare? Sì! Perché abbiamo fatto questo programma? Due parole devo spendere, perché io ho papà che era paesano, mamma era paesana, da piccolo ho sempre pensato chissà come sarà vivere in un paese, invece sono cresciuto in città. E allora stiamo girando l'Italia per scoprire i paesi e per capire come si vive. E grazie a voi ho capito che si sta meglio a casa mia. Adesso che facce avete fatto? Avete fatto le facce? No, no, io... A parte le battute, devo dire che ho notato che voi date del voi, fate sentire importanti gli altri, chiamate la gente dottore, uè dottore, buongiorno dottore, anche se uno non è dottore, cioè, avete tutto un vostro modo che è molto accogliente, anche se qualcuno fuori di testa qua esiste. Buongiorno! Posso chiedere informazioni? Ecco, buongiorno! Come va? Posso usare questo? Come ti chiami? Umberto. Che stai a fare qua? Sta a vendere. Perché noi stiamo girando, dobbiamo andare al paese a fare una... Se vuoi ti accompagno io. Ma accompagni tu? Ma devi lavorare? Ah, vieni con... Che lavoro fai tu? Vendo l'aglio, cipolla, questo. L'aglio, cipolla, patate. E sta roba dove la prendi? Ci abbiamo l'orto. Allora, cosa bella, ogni volta andiamo nei paesi, sì, tutte le cose che uno compra, no, sono sempre fatte da voi. Mentre questa noi... è veramente la nostra produzione. Lo so, ci credo. No, perché sai perché? Per noi in città compriamo roba che arriva chissà da dove. Tu come fai? Come fai qua? Scendi dal paese? Incominci a vendere verso la lungomare. No, io sarei curioso di questa cosa. Se vuoi venire, vieni con me, ti porto io. Monto a macchina con te? Vuoi venire? Se ti fa piacere, vieni con me, qual è il problema? No, guardate che macchina è quella, eh? No, ma è stupenda sta macchina. Ma io c'entro qua, sì? Sì. Eh no, perché è piena di roba. Ah! Ma che c'è qua? Cipolla e aglio. Cipolla, aglio, che c'è qua? Cazzo, c'è per tutto l'aglio, lo trovo. Allora, c'è una cosa che a casa non vedete che è l'odore. Perché l'odore è... tu ridi, che cacchio ridi? L'aglio fa mamma bene, mia, l'aglio fa bene. Ma che è questo? Questo è il microfono. È il microfono? Possiamo andare. Comprate l'aglio! Dico ma Paolo Rossi, Miloni Dolce, si dura. Ma Paolo Rossi. Io purtroppo... Ma qua mi conoscono, non io. Vengo da 23 anni a Agropoli. 23? O pesa, è sempre per... È meglio, vero? Aria pure. Campi 100 anni. Tu campi 100 anni, no? Che ne so? È dura la città. Non lo so, Gesù, quando mi vuoi chiamare. Ma secondo me con tutto staglio in macchina non ti chiama Gesù, te lascia qua. Vabbè, allora ci mettiamo qua? Ci mettiamo al benzinaio? Sì. Scendo? Scendi. Come si apre qua? Non c'è sta niente.
Da fuori. Ah, da fuori, Aglio, aglio! Che dici qua? Hanno ucciso l'uomo aglio. No, no, l'uomo aglio. Allora, lui è l'inventore della canzone Hanno ucciso l'uomo aglio? L'uomo aglio. Chi sia stato non lo sa.